Dopo l'esordio con I Predatori, il nuovo film di Pietro Castellitto, Enea, è in concorso a Venezia 80, sta andando bene, è stata annunciata anche la data di uscita, che è una data importante, il 25 gennaio con Vision. E, allora, Enea è un imprenditore, vogliamo dire, non lo so, che si muove in un mondo spaccio, feste, molto, molto up, molto frenetico, molto sopra, non lo so. Quindi la prima domanda che faccio a te è sia cosa volevi raccontare e quanto anche è in un certo senso rappresentativo di una generazione attuale, questa fame, quest'ansia di stare bene se stesso, farsi bene gli altri, però tutto molto up. Eh sì, perché insomma si inventa una guerra Enea insieme a Valentino per sentirsi vivo, è quello il suo più grande scopo, il desiderio che muove il film. Tant'è che insomma se lo facesse per altro probabilmente si terrebbe i soldi, invece questi soldi vuole trovare il modo per riconsegnarli a una persona che in quel momento non c'è più. Ed è un film fondamentalmente sul desiderio di sentirsi vivi. È qualcosa di contemporaneo, di generazionale, questo ti stavo chiedendo. Credo di sì, assolutamente penso di sì. Ma i luoghi che frequenta Enea possono essere elitari, ma il sentimento che lo abita è trasversale. Insomma, è trasversale e riguarda tutti i giovani di qualsiasi quartiere, di qualsiasi città. È un film anche in famiglia, tuo fratello, tuo padre. Per quanto riguarda mio padre, sapevo che il personaggio gli assomigliava, aveva insomma delle cose che mio padre avrebbe intercettato benissimo, però poi per ovvie ragioni volevo provare a vedere altri attori, però poi, insomma, poi sono tornato a mio padre perché era destino che fosse lui ed è stato un modo per conoscerci meglio, perché insomma frequentarci in un ambiente diverso da quello dell'intimità, credo che ci abbia permesso di scoprirci, mettiamola così. Abbandonati. Io la speranza ce l'ho. Abbandona l'aria vecchia. Oh, la vita è una soltanto. Adesso rilassati fino a diventare un lenzuolo. L'essere umano ha possibilità infinite. Dentro già sono morti tutti. Sono stata molto contenta, poi è una storia che riguarda anche me un po' da vicino, capisco le dinamiche che lui vuole raccontare, ma non solo perché sono nata a Roma, c'è anche la romanità, cioè senz'altro perché Roma è un personaggio più che un posto in questo film, però devo dire che il linguaggio di Pietro in questo senso che, anche, che si muove su varie sfumature, lo capisco, lo comprendo, lo stimo, mi piace e quindi ho aderito a questo film in maniera molto semplice e felice. Siamo con Sergio Castellitto e Chiara Noschese tra i protagonisti di questo film in concorso su cui si punta molto, Enea di Pietro Castellitto. Cominciamo parlando dai personaggi per far entrare anche chi ci vede e ci ascolta nel film. Cominciamo con Sergio. Ma cioè, per me parlare del mio personaggio è naturalmente un po' particolare, no? Più di quanto possa essere per Chiara, o insomma, perlomeno diverso dal momento che io sono il padre, per cui mi ha chiamato per fare il padre e quindi per mettere in scena qualcosa che apparentemente per qualcuno può sembrare addirittura autobiografico. Non c'è niente di autobiografico. Chiariamolo. Non succedono alcune delle cose deprecabili, diciamo, che Pietro racconta, ma l'autobiografia è sempre un'autobiografia psichica. È questa combinazione di queste stagioni dell'esistenza che lui mette in scena. Non parlerei di generazioni perché riduciamo tutto alla sociologia. C'è una stagione dell'esistenza che è la giovinezza e c'è una stagione dell'esistenza che è l'età adulta, l'età matura, chiamiamola come la prevecchiaia, come lo so. Per cui c'è un mondo di adulti molto per bene. Sentiamo che mamma è Chiara Noschese. Credo
Credo che il mio personaggio abbia un cammino molto chiaro, molto definito, in cui credo molti genitori si riconosceranno. Di consapevolezza? Di consapevolezza, ma non espressa, ma taciuta, ma soffocata. Soltanto in un momento veramente esprime. Quelle lacrime sono la fatica, la mortificazione, il sacrificio di non poter dire, di non poter fare, di non voler guardare forse persone per bene, ma crollate interiormente. Ero l'intrusa, no, nella famiglia, però io mi sono sentita in famiglia, cioè c'era una grande libertà, un grande rispetto, quindi a un certo punto lì eravamo noi. Anche la funzione educativa qui fa un po' acqua, che ne pensate? Non so che cosa intendi per questione educativa. E io, per la mia esperienza personale, ho sempre pensato che ai figli dovessi offrire quella cosa che nell'Ottocento si chiamava esempio. Cioè, questo è il mio comportamento, io mi comporto così. Poi se per tua natura o per tuo rancore nei confronti del mondo dei tuoi genitori non vuoi accettarlo, io non potrò fare niente per battere.